con l'esperimento del maiale, gettato nel forno di una fonderia simile a quella dei bozzoli, i periti avevano verificato la completa carbonizzazione dell'animale e la polverizzazione dei resti. Questo dimostrava che il mancato rinvenimento di residui della vittima non contraddiceva la tesi dell'accusa, secondo cui il corpo di Mario Bozzoli sarebbe stato distrutto nel grande forno dello stabilimento di Marcheno. Così si legge nelle 30 pagine di motivazione con cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di ergastolo per Giacomo Bozzoli, 40 anni, ritenuto colpevole dell'omicidio dello zio Mario. L'uomo fu ucciso nella sua fonderia e, come scrivono i giudici, il corpo fu poi gettato in uno dei forni dello stabilimento, che quel giorno, l'8 ottobre 2015, bruciava a 900 gradi. Mentre la Cassazione spiegava le ragioni che giustificano l'ergastolo, Giacomo Bozzoli, detenuto nel carcere di Bollate, si professa innocente. La sua difesa ha nominato un nuovo consulente con l'intento di tornare nella fonderia per cercare nuovi elementi che possano portare a una revisione del processo. Tuttavia, per i giudici della Cassazione non ci sono dubbi. Sebbene il procedimento sia stato indiziario, cioè basato su indizi e non su prove concrete, questi indizi hanno portato inequivocabilmente alla sua colpevolezza per omicidio premeditato e aggravato. I giudici sottolineano che non furono trovati frammenti ossei di Mario Bozzoli, i quali, sebbene estremamente fragili e facili da polverizzare, sarebbero stati comunque presenti se il corpo fosse stato distrutto altrove. Inoltre, la fonderia continuò la produzione per molti giorni dopo la scomparsa della vittima e prima che venisse sequestrato lo stabilimento. In questo modo è stata smentita la perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che aveva escluso la possibilità che il corpo fosse stato bruciato. La Suprema Corte è altresì convinta che Giacomo Bozzoli abbia agito con la complicità di due operai di turno quella notte, Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi. Ghirardini, secondo le indagini, è morto suicida a causa del rimorso, mentre Maggi è ancora sotto accusa e comparirà in tribunale il 13 febbraio per l'udienza preliminare. Per la Cassazione, i motivi che spinsero Giacomo Bozzoli a uccidere lo zio sono altrettanto chiari. L'uomo odiava Mario Bozzoli e aveva un altro motivo per eliminarlo. Lo zio aveva scoperto che Giacomo stava usando i soldi della fonderia di famiglia per finanziare una sua nuova impresa, oggi attiva a Bedizzole, e aveva iniziato a indagare su questa condotta non corretta. Giacomo aveva quindi tutto l'interesse a fermare le indagini per evitare che lo zio intraprendesse ulteriori azioni legali o investigative. Alla Corte di Cassazione è spettato anche il compito di verificare l'operato dei giudici nei due gradi di processo precedenti. Il controllo ha confermato che le corti non hanno violato le regole processuali e che la loro decisione appare corretta e ben motivata. Insomma, la condanna per Giacomo Bozzoli è definitiva e a lui non resta che scontarla, anche se continua a professarsi innocente. Detenuto dal mese di luglio, l'uomo aveva cercato di sfuggire alla giustizia subito dopo il pronunciamento della Corte d'Assise d'Appello, che confermò la sentenza di ergastolo. In una rocambolesca fuga si era rifugiato in Spagna con la compagna e il figlio, a bordo della sua Maserati, ma fu rintracciato e arrestato a casa, a Poiano al Lago, dove si nascondeva nel cassone del letto matrimoniale. La sua motivazione, probabilmente tornato per prelevare altro denaro destinato a finanziare la sua latitanza. Le tre sentenze che lo hanno condannato hanno confermato i sospetti di Irene Zubani, moglie di Mario Bozzoli, che già nella denuncia di scomparsa presentata l'8 ottobre 2015, giorno della scomparsa di Mario, esprimeva forti dubbi sull'allontanamento volontario del marito. Secondo lei, Mario non si sarebbe mai allontanato senza dare notizie e quindi doveva essere stato ucciso. I sospetti cadevano sulla famiglia del fratello, in particolare sui due nipoti, Giacomo e Alex, che non tolleravano l'onestà di Mario e il suo modo di amministrare la fonderia. Giacomo, infatti, aveva registrato il nome dello zio sul suo telefono come «merda», a testimonianza dell'intenso odio che nutriva nei suoi confronti,
un rancore che sarebbe stato il movente principale del delitto. Nelle 30 pagine di motivazione, i giudici spiegano anche come gli indizi suggeriscano la partecipazione al delitto da parte dei due operai, Ghirardini e Maggi, e il comportamento ambiguo di un terzo, Aboagye Akwasi, un senegalese che pareva consapevole di quanto fosse accaduto. La Cassazione fa riferimento a un'intercettazione del 15 ottobre 2015, in cui Aboagye e Maggi parlano di Beppe Ghirardini, scomparso dopo l'omicidio. Maggi, in quella conversazione, esprimeva timore che Ghirardini potesse rivelare qualcosa di sbagliato e che in quel caso sarebbero stati tutti rovinati. I giudici osservano. Quel tutti non poteva non comprendere almeno un terzo soggetto. Maggi, quindi, sembrava temere che la colpa potesse essere addossata esclusivamente a loro operai. Inoltre, i giudici evidenziano che se Giacomo Bozzoli fosse stato un mero spettatore della scena, non avrebbe esitato a denunciare i suoi dipendenti per le loro azioni. Pertanto, secondo la Corte, la presenza di Giacomo Bozzoli sul luogo del crimine è provata e la sua condotta ha avuto un ruolo fondamentale nell'incitare gli operai Maggi e Ghirardini, dando loro un ulteriore stimolo e un maggiore senso di impunità, contribuendo così alla tragica conclusione dell'omicidio.